I fondamentali sui disturbi alimentari spiegati con un iceberg. Benvenuta in questo video. Se stavi cercando informazioni sui disturbi alimentari, sulle cause dei disturbi dell'alimentazione o sui rimedi e sulle terapie efficaci dei disturbi dell'alimentazione o della nutrizione, allora sappi che sei stata fortunata. Sei capitata sulla pagina, sul video giusto, perché ho deciso di girare questo video apposta per darti i fondamentali sui disturbi alimentari. Se non mi hai mai visto, io mi chiamo Zaira Salemi, sono una psicologa psicoterapeuta. Ti lascerò anche il link per andare a vedere la mia storia e il perché oggi mi occupo così tanto di questi problemi con l'alimentazione e con il cibo. Ma oggi vogliamo concentrarci su questi aspetti fondamentali dei disturbi alimentari. Condividerò con te delle slide perché non voglio che tu ti perda nessuna parola importantissima di questo discorso. I fondamentali dei disturbi alimentari, quello che è necessario davvero sapere, e questo ve l'ho scritto chiaramente. Parleremo oggi in questo video dello spettro dei disturbi alimentari, vedremo quindi all'interno anche quali sono. Vedremo insieme il nucleo psicopatologico che accomuna tutti i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. Vedremo insieme le vere cause, a questo ci tengo tantissimo perché c'è molta confusione e anche molta disinformazione in merito. E poi la cura efficace, ovviamente se stai cercando informazioni su questi disturbi, magari vuoi proprio sapere come uscirne dai disturbi alimentari, quali sono le cure, le terapie a disposizione, i rimedi. Inizio col dirti che i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, oggi siglati con DAN, sono la nuova dicitura, quella che è inserita all'interno del manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali, quinta edizione, quindi adesso nel 2022 da qualche anno si usa questo termine, ma potete trovarli anche come si chiamavano negli anni passati, quindi con la dicitura DCA, ovvero disturbi del comportamento alimentare, o più semplicemente DA come disturbi alimentari. Quali sono? Quelli più famosi, più conosciuti sono l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo da binge eating, il disturbo evitante restrittivo dell'assunzione di cibo e poi ci sono altre forme meno diffuse o altri disturbi non specificati perché diciamo che non rispondono a tutti i criteri diagnostici, ma comunque sono dei disturbi dell'alimentazione, sono dei problemi con il cibo e con il modo di alimentarsi. Ho fatto già in passato un video per ognuno di questi disturbi che vedete qua, che vi potete approfondirlo. Oggi mi interessa vedere che cosa hanno in comune, perché tante volte le persone si perdono dietro ad un'etichetta e quindi cercano di capire se sono ammalate di anoressia nervosa o di bulimia, se vomitano ma vomitano poco, se si allenano ma non troppo, se c'è questo sintomo o quest'altro, qual è l'etichetta diagnostica giusta. Lasciamo la definizione dell'etichetta diagnostica ai clinici e per una persona che soffre invece di un problema con il cibo, è più importante sapere qual è il nucleo psicopatologico che c'è, dietro una forma o l'altra dei disturbi alimentari, qual è il tipo di cura efficace, quali sono le cause. Perché dico questo? Perché I disturbi alimentari li possiamo immaginare come su un continuum, su uno spettro di disturbi dell'alimentazione. A volte c'è una fase restrittiva, c'è un comportamento alimentare restrittivo, come ad esempio nell'anoressia nervosa, nella bulimia nervosa. Altre volte il sintomo più evidente sono le abbuffate o le compensazioni, come nella bulimia nervosa. Altre volte sono nell'eccedere con il cibo, con la perdita di controllo e le abbuffate compulsive, come nel binge eating disorder. Ma ci sono anche delle sfumature tra un disturbo e l'altro. Ci sono anche delle forme appunto di disturbi alimentari che portano all'obesità, ci sono anche dei disturbi invece più selettivi del cibo, ci sono delle sfumature e molte volte le persone passano da uno di questi disturbi ad un altro senza mai uscire dallo spettro dei disturbi alimentari e quindi non ci interessa tanto capire qual è l'etichetta diagnostica. Per chi è un paziente, ovviamente, ma capire come funzionano e qual è la cura giusta per noi.
Che cosa hanno in comune? Quindi tutti i tipi e le sfumature di disturbi dell'alimentazione hanno in comune un nucleo psicopatologico. Ci tengo a dire psico per far capire che comunque è un disturbo mentale ed è per questo che è anche fondamentale rivolgersi a uno psicologo, a uno psicoterapeuta esperto in questo tipo di disturbi, perché è colui che può guidare il vostro processo di guarigione, nel senso fin dalla diagnosi fino al piano di cura. Lo psicoterapeuta non è un tuttologo, ovviamente non fa tutto lui, lui farà la sua parte psicoterapeutica, ma è la persona che anche coordina, si coordina con gli altri professionisti che possono essere utili, quindi eventuale psichiatra, dietista, medico di medicina interna, eccetera. Però è fondamentale che lo psicoterapeuta tratti questo tipo di disturbo che ha un forte radicamento nella psiche dell'individuo. Il nucleo psicopatologico riguarda la sopravvalutazione dell'importanza del peso del corpo e del controllo dell'alimentazione. Sopravvalutazione ci fa già capire che è un lavoro di valutazione, quindi di stima, che c'entra anche con l'autostima, dell'importanza di questi tre aspetti, peso corpo e controllo alimentare, significa che noi per valutare noi stessi abbiamo a disposizione degli strumenti di misura e decidiamo di dare maggiore importanza a questi strumenti piuttosto che ad altri. Quindi ci sono delle credenze, delle convinzioni che sono errate, sono sbagliate, ci portano davvero alla distruzione di noi stesse ed è per questo che il processo terapeutico non può prescindere dal lavoro sulla psiche, sul rivoluzionare, cambiare queste errate convinzioni e credenze Ma ora passiamo alla metafora. dell'iceberg dei disturbi alimentari. Come potete vedere in questo video, ciò che si vede di un iceberg è quello che sta sopra all'acqua. Vedete quanto ghiaccio c'è? E questo è quello che noi chiamiamo comportamento alimentare, ovvero ciò che si osserva, ciò che le persone vedono. Si osserva che si dimagrisce, si osserva che si ingrassa, si osserva che si mangia troppo o troppo poco o che si seleziona il cibo e si potrebbe erroneamente pensare che il problema sia questo, mentre invece questo è solo il sintomo, ovvero quello che si vede. La causa vera dei disturbi alimentari, ovviamente, non è in questo caos dietetico e biologico che si può osservare. Ma è sotto, e vediamolo proprio insieme che cosa c'è sotto. Ecco il nostro iceberg, quella massa di ghiaccio che ci sembrava già immensa e che vedevamo sopra alla superficie, e niente rispetto a tutta la montagna di ghiaccio capovolta che c'è dentro l'acqua e che solitamente non si vede, che le persone non osservano. Questo è quello che contiene le cause del disturbo alimentare. A volte sento dire che ci si ammala per i disturbi alimentari perché si vuole essere la più magra, la più bella, perché ha deciso che voleva fare la modella o voleva essere la ballerina più magra, eccetera. Questi possono essere dei fattori scatenanti, precipitanti, ma non sono le cause di un disturbo alimentare. Vediamo che cosa c'è in questa parte sott'acqua, in questa parte sommersa del disturbo alimentare. La prima cosa che c'è è un blocco di deficit, un deficit nel concetto di sé, ovvero nell'autostima, nella valutazione di se stessi. E quando parliamo di autostima, stiamo parlando anche di schemi relazionali che sono stati acquisiti fin da quando siamo nati, o forse già nella pancia. Questi fattori poi possono essere anche amplificati, quindi possono anche peggiorare crescendo in base alle relazioni che abbiamo incontrato nella nostra vita, insegnanti, compagni, colleghi, nonni, zii, conoscenti, eccetera. Il secondo tipo di deficit è nella regolazione delle emozioni. Si impara da bambini a regolare le emozioni. C'è una parola importantissima nella psicologia dell'età evolutiva, quindi dei bambini, che è attaccamento, che è contenimento. Sono queste due parole importantissime. E poi c'è il deficit nella regolazione delle emozioni.
A regolare le emozioni si impara fin da piccoli, fin dai primissimi giorni di vita, quando le emozioni sono ancora primarie, non ci sono tante sfumature, ma il contenimento, il tipo di contenimento emotivo che il genitore o colui che si prende cura del bambino riesce a dare, fornisce questo modello nella regolazione delle emozioni, nella regolazione affettiva. Tante volte le cose non vanno così bene, non è tutto così liscio e lineare, e le persone possono ancora da adulti sperimentare una difficoltà a regolare le proprie emozioni, come l'ansia, la tristezza, la noia, la solitudine, la frustrazione, l'insoddisfazione, e il cibo potrebbe diventare un mezzo utile per gestire queste emozioni. Vedete come può essere pericoloso e come può diventare un modo di gestione delle emozioni molto disfunzionale. Terzo, blocco gli errori cognitivi. Errori cognitivi significa credenze, convinzioni sbagliate che però ci sono nella nostra testa e che arrivano anche lì, magari da molto lontano. Ad esempio, avere un pensiero sempre molto pessimista, sempre molto negativo sul concetto di me, sugli altri, sul mondo. Anche questo purtroppo tante volte viene assorbito dall'ambiente di riferimento. Tutti questi tre deficit, chiamiamoli così, hanno una base ancora più profonda che io riassumo in una parola unica, ma che vuol dire davvero mille cose, che è il trauma, prevalentemente traumi dell'attaccamento e relazionali nei disturbi alimentari. Farò un video più specifico sui traumi, però per questo momento voglio dirvi, il trauma causa una sofferenza immensa. Potete immaginarvi un trauma come un abbandono, una violenza fisica, una violenza psicologica, un lutto, una perdita, ma dovete immaginarvi il trauma anche per un bambino, ad esempio, come qualcosa che non ho avuto, qualcosa che non c'è stato. Quindi non dovete immaginare il trauma solo come un evento improvviso che rompe la vita dell'individuo, ma anche come un bisogno frustrato fin dall'inizio della mia vita. Per esempio, aver avuto dei genitori che erano molto freddi a livello di contatto corporeo, che non accarezzavano, che non facevano le coccole, oppure genitori che non premiavano, che non lodavano, che punivano, che picchiavano, costituisce un grandissimo trauma. E questi traumi creano quella sofferenza così profonda che a volte non mettiamo assolutamente in relazione al comportamento alimentare, ma che invece è la matrice di tutto. Il trauma è materia squisitamente tipica del lavoro dello psicoterapeuta, e quindi è per questo che non si può prescindere da una psicoterapia per superare definitivamente un disturbo alimentare. Nei percorsi di cura, quindi veniamo alla cura, uno dei trattamenti più utilizzati, più efficace per la cura dei disturbi alimentari è la psicoterapia cognitivo-comportamentale transdiagnostica. È una parola difficile che significa: oltre alla diagnosi, è un tipo di trattamento che ha dei passi fissi necessari che, indipendentemente dalla diagnosi, sia anoressia, bulimia o binge eating disorder, deve essere condotto, devono essere fatti questi passi. Gli psicoterapeuti specializzati in disturbo dell'alimentazione utilizzano prevalentemente questo approccio, così come anche si utilizza nelle strutture, nei centri per i disturbi alimentari, e poi vengono unite, insomma, altre tecniche di terza generazione, altri approcci, eccetera, per rendere il percorso ancora più completo e più personalizzato per la singola persona, sulla base di che cosa ha bisogno. Però diciamo che questo protocollo è il minimo che bisogna offrire ad una persona che soffre di disturbi alimentari. Ci tengo a dire che questo tipo di psicoterapia ha un'evidenza scientifica, ovvero è stata testata e provata su tante persone e ha dato alte percentuali di efficacia per quello che viene definita scientifica. E ovviamente il trattamento che io propongo alle mie pazienti è quello che io stessa in prima persona ho utilizzato per me. Torno in grande schermo sperando di averti dato tutte le informazioni necessarie perché tu possa aver aumentato la consapevolezza su questo tema e magari averti incoraggiato, aver aumentato la tua speranza di star bene, di guarire e averti motivato a prendere quella decisione giusta, quella che sai che va bene per te.
Sul mio sito trovi tutte le informazioni per metterti in contatto con me, per prenotare una seduta, www.zairasalemipsicologa.com, ma soprattutto voglio regalarti ancora una cosa. Puoi scaricare gratuitamente il mini corso che metto a disposizione per le mie iscritte, per le persone che mi seguono. Non ti resta che andare a scaricarlo, trovi il link in descrizione e se hai trovato utile questo video, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi. A presto!